dolce Clelia, com'è bello far merenda con te, mentre tutto d'intorno i vaghi profumi della foresta solleticano l'olfatto e stuzzicano l'appetito. Tieni, guarda che po' di panino casereccio ti ho preparato. Sai dirmi qual è l'innamorato più incompreso? No? Te lo dico io, è il tovagliolo, perché tutte le volte che si avvicina alla tua bocca si deve spiegare. Ti è piaciuto il bisticcio? E il panino al prosciutto? Beh, ora che il tuo stomacchino è soddisfatto, mandiamo una bella cartolina illustrata ai tuoi genitori che ti hanno dato il permesso di uscire con me. Vuoi mettere la firma? E sai ora cosa facciamo? Chiamiamo un colombo viaggiatore affinché recapiti la missiva al destinatario. Aspettamo bene. Colombo viaggiatore? Colombo viaggiatore? Permette? Colombo viaggiatore. Viaggiatore come? Viaggiatore in articoli di cancelleria e affini. Beh, Deverno cosa vuole lei da me? Come che vuole da me? L'avete chiamato, io ho risposto. Ho sentito io, avete detto, Colombo, Colombo viaggiatore. Sì, ma io intendevo i colombi quelli veri, quelli che hanno le ali. E queste che cosa sono? Aragoste? Sorbole? Pardon, sorbolette? Io sono mortificato. Ma insomma, si può sapere cosa volete da me? Ma veramente dovevo recapitare una cartolina ai genitori della mia figlia. E per una stupidaggine di questo genere, voi scomandate il ragionier Colombo, viaggiatore in articoli di cancelleria affini, per risparmiare un francobollo. Vergognatevi! Ti sei impaurita? Brutto? Sorridi, dolcezza mia. Presto convoleremo giuste nozze e il nostro amore sarà lietato da meravigliosi pargoletti. Così e così. E per tutti, anche per voi, cioccolato Nestlé. Quanto è buono!